Nel territorio di San Polo, in località Pietro Maio, non lontano dal centro abitato, percorrendo una stradina di campagna si arriva nel punto in cui i due colli si incontrano e formano una docile valle, una sorta di culla che custodisce la chiesa intitolata alla Madonna della Noce. Racconta che nel giugno del 1505 la beata Vergine Maria è apparsa su un'alta e maestosa pianta di noce ad una giovane del luogo, a Giovanna, la figlia di Ludovico di Michele. Per scuotere il popolo di San Polo dal torpore spirituale e per parlare ai loro cuori induriti. All'interno della chiesetta dedicata alla Vergine, cioè alla Madonna della Noce, è custodita una pala d'altare, una copia, che ben riassume l'apparizione della Vergine alla giovane, alla contadinella, avvenuta nel 1505 in questo luogo. Tuttavia nella piccola chiesa sono conservate pagine della cultura pittorica manierista, ovvero affreschi che presentano momenti della vita del Cristo e dimostrano una chiara impronta di matrice vasariana, indice della realizzazione da parte dell'allievo di Giorgio Vasari, ovvero Sebastiano Florio.